Per la prima volta nella storia del Monopoli ci sono dei contenuti culturali aggiuntivi che sono fruibili attraverso un QR code che si trova sul tabellone, su questo mitico tabellone su cui abbiamo giocato tutti. Questi contenuti sono stati redatti da Via dei Tesori, sono itinerari, tour, luoghi, quindi è davvero un invito alla conoscenza della città. È certamente un fatto iconico e significativo. Palermo tra le città che trovano un'ulteriore occasione di visita, ancorché ideale, e quindi suscita curiosità in chi non la conosce e quindi favorisce la diffusione di quello che a me piace chiamare il brand di questa città. Il Monopoli poi è legato ovviamente alla storia di tutte le famiglie italiane, e quindi c'è anche un motivo di particolare affezione. È una città in cui non mancano gli imprevisti, ma che spera che le probabilità del futuro possano superare gli imprevisti di oggi. Questa è una delle cosiddette edizioni regionali, che in realtà sono delle edizioni dedicate alle città. E a Palermo cominciamo arrivando dall'aeroporto, incrociamo Sferacavallo e poi le borgate marinare, poi proseguiamo con un tour all'interno della città e arriviamo alla fine, dove siamo oggi, a Piazza Verdi. Oggi la buona urbanistica si fa anche coinvolgendo attraverso delle forme di condivisione, e il gioco è uno dei più seducenti mezzi con cui si costruisce un ingaggio con la popolazione. Quindi unire la conoscenza della città con un'occasione ludica come questa è sicuramente un modo per valorizzare in modo diverso le particolarità, le bellezze naturali e culturali della città. Cresciamo tutti insieme.